Conosce la vicenda di DJ Fabo? No, non so nulla e ultimamente leggo anche meno i giornali, cioè li leggo online, ma di questo non so nulla, me lo vuoi raccontare tu? Ultimamente si è tornato a parlare di DJ Fabo, il ragazzo che a seguito di un incidente è rimasto paralizzato e cieco. È stato costretto ad andare in Svizzera per mettere fine alle sue sofferenze perché in Italia non è contemplato il suicidio assistito. È stato accompagnato da Marco Cappato, un esponente dei radicali, che si è poi autodenunciato ed adesso è sotto processo per portare agli occhi dell'opinione pubblica questi argomenti. Ma cosa ne pensano i parmigiani di questi argomenti? E sull'eutanasia? Siamo andati a chiederglielo. Ma tu cosa ne pensi del suicidio assistito? Fin quando uno non si trova nella situazione di dover dire non ce la faccio più, non può capire cosa si sta provando e quindi non può giudicare, non può vietare a una persona di scegliere di non voler più vivere perché magari non è più vita per questa persona. Penso che soffrire senza nessuna possibilità di guarigione sia veramente inutile. Dovrebbe essere legale. Credo che la vita di una persona abbia un ampio spettro di libertà. Non è molto giusto far scegliere magari ad altri o comunque a se stessi di morire. Secondo me dovrebbe essere proprio abolito il fatto di poter morire o comunque averne la scelta. Cosa pensi del fatto che uno debba essere costretto ad arrivare in Svizzera? Si dovrebbe avere la possibilità nel proprio paese senza dover sostenere i costi di spostarsi, di andare all'estero. Trovo che non sia giusto che una persona in Italia non possa scegliere di porre fine alla sua vita, in quanto ognuno ha il diritto di scegliere cosa farne. Non è giusto che in uno Stato ci sia una regola e che in un altro ce ne sia un'altra, perché se uno si deve andare ad ammazzare in Svizzera piuttosto che in Italia perché non può, quello è sbagliato. Sai che l'uomo che l'ha accompagnato, Cappato, adesso è sotto processo perché si è autodenunciato per portare alla luce questo argomento. È scandaloso dover obbligare un amico a rischiare il carcere per aiutarti in questo senso qua. Sicuramente è stato un gesto molto provocatorio e che ha scatenato un gran clamore, ma è stato molto coraggioso da parte sua farlo. Abbiamo un vuoto legislativo su questo. Siamo in un paese democratico, in uno stato democratico, quindi è giusto che dica quello che pensa senza essere bloccata dal Parlamento, da qualsiasi operatore più in alto. Dovrebbe essere uno stato laico, però sotto sotto non è laico. Perché? Perché abbiamo una cultura cristiana. Difficilmente si va contro a quello che è la maggioranza delle persone. A livello legislativo non so cosa si muoverà, sicuramente è un buon modo per uscire allo scoperto. Diciamo che in Italia i tempi sono sempre biblici e ci auguriamo che prima o poi in realtà questo tipo di possibilità venga data ai più. Naturalmente in un qualsiasi paese un po' più mentalmente aperto si sarebbe chiusa in poco tempo con un procedimento abbastanza tranquillo, diciamo. Magari avrà appunto delle conseguenze, però morirà tutto là.